Non c'è niente. Oh, un pochino meglio. Dove siete? Vi ho beccati. Penso che ci saranno un po' di bestioline strane. Ma cosa avete in faccia? È sulle braccia. Laura, forse dobbiamo cambiare gioco. Ma dove sono finiti? Ha! No, non ci sono. Se li becco, li prendo all'istante con questo pallone. Ah, ciao Loncini. Se vi state chiedendo cosa stiamo facendo, stiamo giocando a palla avvelenata. Ma questa volta la persona cattiva del gioco sarò io, che dovrò colpire con questa palla Papa Mike e Aurora. Ovviamente dalla mia parte c'è Bau. Ciao ragazzi, come state? Mi fa un po' male la gola, però sto migliorando. Sì, ho preso un po' di freddo in questi giorni, ma non importa, Bau. L'importante è che io e te giochiamo in coppia. Guarda che quei due sono molto furbi, sicuramente si sono nascosti. Bau, è proprio questo il problema. Dobbiamo andare a cercarli immediatamente. Ah, dove si sono cacciati? Auri, dobbiamo stare attenti che non arrivi la Laura e ci colpisca. Quindi, se la vedi distante... La palla in mano. Eh sì, ma sai che se ci colpisce ci elimina. Fai piano però, Quest'oggi, io te lo dico, siamo in squadra io e te. Ma io sono abituato a stare in squadra con Bau. Di solito perdo sempre, quindi con te non voglio perdere. Anche io perdo sempre. In realtà tu vinci sempre con la Laura, perché voi due secondo me imbrogli, vero, di solito con la Laura? Lo sapevo. Questa è la bocca della verità. Brava, Auri, così mi piace. Dici la verità, papà. Con papà ci puoi imbrogliare, basta vincere, ok? Ok. Ok, fare fatto. Tu adesso vai di là. Vai verso la Laura e ti fai lì, sono qua, ti fai colpire e io intanto mi nascondo così poi vinco, ok? Va bene? Papà, mi stai imbrogliando, però non devo vincere, devo perdere. No, semmai devi vincere, comunque sì, stavo cercando di imbrogliarti, Auri, però stai tranquilla. Ascoltami, vieni di qua allora, facciamo un giro per di qua. Penso stia arrivando. È pieno di zanzare. Ah, papà, ci sono le zanzare. Mi stanno prendendo tutto, guarda qua. Anche a me stanno pungendo le zanzare, però dobbiamo trovare un nascondiglio, devo cercare di entrare dentro la siepe. Secondo te mi vedono? Sì, papà, ti vedono. Cambiamo posto, se no si vede la Laura. Papà, vieni. Andiamo, vai. Parliamo mezz'ora quando si fa fuoco. Parla piano, Auri. Pau, ti devo appoggiare perché te mi rallenti e basta. Andiamo, mettiamo. Ok, non ti preoccupare, io vado a vincere intanto. Ah, ovviamente, se vedi che passano di qua, urla, così io ti sento e corro. Ora, andiamo a prendere quei due. No, non ci sono. Adesso perché ho capito che devo fare. Shhh, anche tu fai come faccio io, Auri. Da piccolo ero un grande ninja. Ah, la schiena. Auri, muoviti, vieni qua. Ma cosa fai? Vieni qua veloce. Shhh, ascoltiti. Auri, stanno male. Ho capito che stanno pungendo. Soffri un attimino, silenzio. È pieno di zanzare. Auri, qua dietro non ci può vedere. Siamo troppo ben nascosti. Mannaggia, è pieno di zanzare, Auri. Anzi, facciamo una cosa. Mi metto dall'altra parte, così li prendo da dietro e loro non mi vedranno. Andiamo da questa parte. Ah, ci siamo quasi. Sicuramente sono nascosti dietro la piscina, perché non sono molto bravi loro nel nascondiglio. E poi mi immagino già la mia vittoria. Laura, vincitrice della sfida contro Papa Mike e Aurora. Sì, perché loro non sanno giocare. Io sono perfetta in questi giochi. Andiamo. Dove posso nascondermi?
Sono sicura che sono nascosti dietro la piscina. Facciamo una cosa. Vado a prenderli. Allora, ci siamo. Mi preparo. Uno, due, tre ed esco. Prima devo colpire Papà Mai, perché è più veloce rispetto a Aurora. E quindi se non lo prendo subito corre via e ovviamente io perdo. Quindi non posso permettermi questo. Subito dopo colpirò la piccola Aurora, perché lei è piccolina ed è anche ingenua e non se l'aspetterà. Siete pronti, leoncini, a vedere? Voilà! Ma non ci sono. Uffa, però ero così convinta che fossero qua. Oh, l'abbiamo fregata. Vieni che adesso andiamo dentro e lei continua a cercarti in giardino. Ha detto che c'è Paola. È vero, Auri. Come facciamo ad andare? Ascoltami, ho un'idea. Allora, non ci nascondiamo in casa. Andiamo a nasconderci in garage, vuoi? Là, la Laura non ci troverà mai, così noi potremo vincere la sfida. Sì, andiamo, vai, Auri, vai avanti te. Papà, mi sono buttato tutte le zanzare. Anche a me, Auri, però non abbiamo tempo adesso di lamentarci. Per due zanzare io non vado a perdere. Laura, aspettami. Abbiamo fregato Laura. Sì. Ma come si fa? Io non riesco, sono troppo bassa. Audi, non so che sei bassa, arrivo. Questa è la macchinetta di Laura. Adesso che non c'è, lei critica sempre la mia macchinetta, quindi tanto non verrà mai a saperlo. Siamo sicuri che questi due si sono nascosti in giardino? Perché? Vediamo qua, ma no, ma si vedrebbero, soprattutto Papà Mike, perché è ciccione. Secondo me si sono nascosti dentro la casa, quindi venite con me, andiamo. Secondo me sono sotto il letto di Aurora. Di Aurora, correte! Dove siete? Vi ho beccati! Sono in casa insieme a voi! Dai, apri, apri! Ma io non arrivo! Mannaggia, guarda, guarda! Io sono troppo bassa! Io sono troppo alto, guarda! Papà l'avevo già lasciato aperto, perché ce l'aveva già come piano B! Dai, apri, tira su almeno, tira, ce la fai tirare su! Brava! Dai, su, 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 su! E ci voleva, Auri, nascondiamoci. Sì. Meglio accendere una luce. Non c'è niente. Oh, un pochino meglio. Che bello, Auri, perché qua dentro fa di bombo. Noi non veniamo tanto in garage, Nancini. Infatti, sì, perché non vediamo tante serate. Penso che ci saranno un po' di bestioline strane. Dai, papà, 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 papà. Dimmi pure. Ora controllerò in qualsiasi stanza della casa. Ma secondo voi in quale stanza si trovano? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Cucù! Ma non c'è nessuno! A proposito, lasciate stare tutto questo casino, perché sono i vestiti che dobbiamo regalare ai bimbi bisognosi e che a Aurora non vanno più bene, quindi lasciate perdere. Vieni con me, ho trovato un gioco bello, vieni. Aspetta, però aspetta, devo fare una cosa prima. Facciamo così. Così e così. È pieno di zanzare. Papà, ho trovato il gioco delle scimmie. Pensiamo che la lampa ci cerca, noi giochiamo. Allora, no, non c'è neanche qua. Passiamo nella prossima stanza. Neanche qua ci sono. Andiamo a vedere di qua. Mannaggia, non ci ho azzeccato neanche questa volta. Però, se non sono in giardino e non sono in casa, ma sono nascosti in macchina, ma è impossibile perché la macchina di Papà Mike non è neanche qua vicino. Sono in garage! Andiamo a vedere.
per vedere con Giola prima devo attaccare questo qui. Allora, pensi sempre a giocare, mannaggia. Dai, fammi vedere come funziona, sbrigati. Ma questo non ci ascolta. Vabbè, non importa, fammi vedere cosa devo fare con le scimmie, che devo mangiarle. No, no, no. Ah, dai, le avevo già mangiate, ok? Non le mangio. Ma devi mettere questi qui. Ah, devo mettere questi qui. Che bel gioco, sì, a me non piace tanto questo gioco. Aiutami, aiutami! Anche a me prude la faccia, però non mi sto lamentando così tanto come te. Penso siamo finiti in un posto pieno di zanzare. Ho guardato in tutta la casa e non li ho minimamente trovati. A proposito, guardate che bella la mia macchinetta. Guai a chi me la tocca, perché ci tengo tantissimo io. Ora però, a parte tutti questi dettagli della mia macchina, devo assolutamente cercare Papà Mike e Aurora. Venite. Secondo me si nascondono qua dentro. Ragazzi! Apro. Trovati! Ma, oddio, ma cosa avete in faccia? E sulle braccia! Laura, forse dobbiamo cambiare gioco. Qualcosa ci ha punto, qualche zanzara penso ci abbia punto. Ci sta grattando tutto. Papà, non ti trovate più, aiuto, aiuto, papà, mi prego, non ti sta zanzare. Dillo a me, mi sento la faccia esplodere, Laura, aiutaci. Ma, Aurora, perché non hai avvisato subito il papà che ti prudeva tutto il corpo? Così magari ti avrebbe portato in casa e ti avrebbe messo una crema. Io l'ho detto, papà, però non mi ha ascoltato. Ecco, lo sapevo. Alla fine è sempre colpa mia. Volevo dire solo una cosa in mia difesa. Questa volta mi hanno punto anche a me. Ah, Laura, penso che dobbiamo metterci qualche pomatina. Però anche te, papà Mike, com'è possibile che se una bambina ti dice che gli bruda tutto il corpo non la guardi? Non vedi che ha tutti i puntini in faccia? Siete sempre i soliti. Non si può mai fare un gioco tranquillo e divertente che succede sempre qualcosa. Dai, alzatevi e andiamo in casa, così vi posso sistemare un po' la faccia. Dai, forza, forza! Leoncini, io vi devo abbandonare perché devo andare a prendermi cura di questi due. Prima o poi io papà Mike lo uccido, perché io non ce la posso fare. Ogni santa volta a lui succede qualcosa, ovviamente insieme ad Aurora. Voi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella.